Dicevo, ci sono tanti motivi per cui stiamo qui stasera. Io accennerei soltanto a tre di questi motivi in ordine di importanza. Il primo è quello di voler inaugurare stasera una rassegna, una sorta di network culturale che il nostro istituto, il nostro liceo vuole far diventare un appuntamento fisso per il prossimo anno, un contenitore in cui mettere tutti i prodotti culturali, le riflessioni culturali della nostra scuola per farli conoscere al territorio, ma anche un contenitore nel quale intellettuali esterni alla scuola possono presentare, come stasera avviene per Domenico Montanaro, i propri prodotti culturali attraverso la lente prismatica che la scuola riesce a dare sempre. Un secondo motivo è una riflessione sulla lingua napoletana. E uso lingua volutamente, uso il termine lingua volutamente perché sommessamente penso che sia una lingua e non un dialetto. Poi il professor Montuori sicuramente mi striglierà perché sto per dire delle eresie da un punto di vista linguistico, ma io penso che il napoletano sia una lingua a tutti gli effetti, sia da un punto di vista genealogico, perché è fratello dell'italiano, che non è di certo figlio dell'italiano, e sia da un punto di vista sociolinguistico, perché abbiamo un patrimonio culturale in napoletano che ci invidiano tutti. E la lingua napoletana un pochino sta perdendo colpi, non so che ne pensate, ma io penso che sotto l'impulso dei social un po' sta perdendo la sua eleganza, la sua bellezza espressiva, sta diventando un po' di maniera come lingua. E quindi magari la riflessione che ci aiuterà a fare il professor Montuori ci aiuterà anche a capire come ovviare a questa regola. E poi c'è il terzo motivo, quello a cui tengo maggiormente, che è presentare e dare rilievo all'uomo e all'opera. All'uomo Domenico Montanaro e alla sua opera. Un amico, un collega, un uomo di scuola innanzitutto, ci tengo a sottolineare che nella scuola c'è stato in maniera incisiva, in maniera competente, è stato mio preside per un anno, quindi testimonianza diretta, e c'è stato innovando la scuola, perché ha fatto cose molto importanti nell'ambito dell'organizzazione della scuola campana, con il progetto Qualità che ha fatto da volano nel momento in cui si è affermata l'autonomia in campana. E poi uomo di cultura poliedrica e illuminata. Ho avuto qualche anno fa la fortuna di presentare il suo saggio sulla scuola, Il mosaico incompleto, scuola e società tra secondo e terzo millennio, che consiglio a tutti, una lettura molto stimolante, e oggi mi ritrovo a dare l'avvio alla presentazione del suo libro, Poesia in napoletano 1997-2022. Un'opera che ha due caratteristiche che sono due pregi. Innanzitutto, la correttezza formale con cui è scritta, la correttezza linguistica, perché è un napoletano scritto in maniera corretta da un punto di vista ortografico e non è semplice, è frutto di uno studio veramente, veramente lungo, lo so perché Domenico non fa nulla di avventuroso, ma è sempre estremamente ponderato nelle sue scelte culturali. E ha sciacquato anche i suoi panni nel Sebeto, no? Nel fiume napoletano, che adesso è sotterraneo, così come Manzoni sciacquò i suoi panni in Arno, e quindi è riuscito a dare la patina giusta, la forma linguistica proprio corretta a quest'opera. E poi l'altro motivo, quello che mi sta più a cuore, ha espresso i moti del suo animo, ma anche i percorsi del suo intelletto in napoletano, volutamente in napoletano, perché questa lingua è anche una lingua che sta tra la terra e il cielo in qualche modo, perché è una lingua molto vitale, molto carnale, ma nello stesso tempo anche una lingua che ha una dimensione molto trascendente, no? Ha quel pretastel, l'autore stesso dice nella sua prefazione, cioè ha quel senso
senso dell'oltre, dell'andare altrove, che rappresenta proprio molto bene l'umanità, che è sempre sospesa un po' tra terra e cielo. Era giusto, ci tenevo a dire qualche cosa, ma adesso la parola passa alla madrina di questa serata, che è l'amica e collega Maria Rosaria Piero Di Tomaglio, che ci accompagnerà in questo percorso che abbiamo pensato per questa sera.